Buonasera. Viviamo il nostro secondo incontro, questo secondo appuntamento di un quaresimale che ha questo sorprendente tema, la poetica di Leopardi e i testi di Giacomo Leopardi. E potrebbe essere che qualcuno pensi: ma, ma è un po' tirata per i capelli questa cosa qua, come se fosse un voler mettere appunto come diceva anche l'altra volta il professor Nembrini diceva ma che vogliamo cristianizzare Leopardi. Ecco, non ce n'è bisogno perché siamo noi che casomai abbiamo bisogno un po' di misurarci con questo tipo di poetica. E per dare un pochino più di corpo a questa cosa, io vorrei parlarvi brevemente adesso di un libro della scrittura molto poco proclamato nella liturgia, pure tanto importante. Tutto l'Antico Testamento è un cammino, logicamente, come tutto ciò che nella fede è, è, un, è sempre un cammino, è sempre un percorso, un sentiero. Si parte dalle affermazioni diciamo così, del Pentateuco, cioè dei primi libri della Bibbia, con la legge e cose di questo genere, con, si va avanti con la... Eh, esortazione dei profeti e si arriva a quello che in realtà è molto più importante, noi lo consideriamo un po' secondario, ma la parte, diciamo così, più matura dell'Antico Testamento sono i libri sapienziali. Fra i libri sapienziali ce ne sono un paio molto strani. Che quando li leggi dici, ma apri, chiudi il libro e dici, Ma questa è la Bibbia, sì, ma siamo sicuri che stanno nella Bibbia. Ci sono alcuni molto sorprendenti e ce n'è uno particolarmente sorprendente che è tanto vicino a ciò che affrontiamo quando ci mettiamo in ascolto di Giacomo Leopardi. È il libro del Coelet, che è un libro molto molto importante ed è un passaggio essenziale. È un libro che viene, diciamo così, citato tante volte eh, per la sua prima frase che è molto importante e che un po' è la chiave di tutto il libro: Vanità di vanità, tutto è vanità, dice Coelet. Ecco, perché è importante misurarsi con questo? Perché è, è l'enigma che stiamo affrontando, vogliamo fare un quaresimale e se qualcuno deve essere salvato, eh, deve essere salvato nella verità. Per questo diceva molto bene Franco la volta scorsa che Giacomo Leopardi non è un pessimista, è un realista, cioè qualcuno che ci colloca nella realtà. Ecco, guardiamo un pochino, eh, abbiamo bisogno di questo tipo di cruda lettura del reale per essere salvati nella realtà e non in un mondo religioso un po' astratto, un po' mellifuo, un po' caramelloso e irreale, lontano dai drammi della vita, lontano dalle eh, artigliate che la vita ci sa dare. Ecco, io vi vorrei leggere qualche passo, proprio dalla parte forse la più importante del è proprio l'inizio. Parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. È interessante questa parola che tornerà continuamente, vanità, evel in ebraico, vuol dire vapore. Cioè, rappresenta presente quella, quella condensa che si fa davanti alla bocca quando fa freddo? Ecco, quello è Evel. Il nulla che subito svanisce, svanisce. Infatti è il nome di Abele, Hevel. Abele che dura poco, viene ammazzato presto, che c'è poco, compare e se ne va. E così sembra tutto. Tutto è vapore. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Una generazione va, una generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta, si affretta verso il luogo da dove risorgerà. Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a, a tramontana, gira e rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno. Raggiunta la loro meta, i fiumi riprendono la loro marcia. Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio è sazio di udire. Ciò che è stato, sarà. E ciò che si è fatto si rifarà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questa è una novità. Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto. Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito. Io, Coelet, sono stato re di Israele in Gerusalemme. Mi sono proposto di ricercare e investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. E questa è un'occupazione penosa che Dio ha imposto agli uomini perché in essa fatichino. Ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole ed ecco tutto è vanità, è un inseguire il vento. Ciò che è storto non si può raddrizzare, ciò che manca non si può contare. Pensavo e dicevo fra me, ecco, io ho avuto una sapienza superiore e più vasta di quella che ebbero... Quanti regnarono prima di me in Gerusalemme? La mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza. Ho deciso allora di conoscere la, la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia, e ho compreso che anche questo è un inseguire il vento: perché molta sapienza, molto affanno. Chi accresce il sapere aumenta il dolore. Io ho detto in cuor mio: Vieni dunque, ti voglio mettere alla prova con la gioia, gusta il piacere, ma anche questo è vanità. Del riso ho detto follia, e della gioia a che giova? Ho voluto soddisfare il mio corpo con il vino, con la pretesa di dedicarmi con la mente alla sapienza e di darmi alla follia, finché non scoprissi che cosa convenga agli uomini compiere sotto il cielo nei, nei giorni contati della loro vita. Ho intrapreso grandi opere, mi sono fabbricato case, mi sono piantato vigneti, mi sono fatto parchi e vasche per irrigare con l'acqua le piantagioni. Ho acquistato schiavi e schiave, e ne ho avuto i nati in case. Ho posseduto anche armenti e greggi in gran numero, più di tutti i miei predecessori in Gerusalemme. Ho accumulato anche argento e oro, ricchezze di re e di province. Mi sono procurato cantori e cantatrici, insieme con le delizie dei figli dell'uomo. Sono diventato grande e più potente di tutti i miei predecessori in Gerusalemme, pur conservando la mia sapienza. Non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano. Ne ho rifiutato alcuna soddisfazione al mio cuore che godeva d'ogni mia fatica. Questa è stata la ricompensa di tutte le mie fatiche. Ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo durato a farle. Ecco, tutto mi è apparso vanità. È un inseguire il vento. Non c'è alcun vantaggio sotto il sole. Ho considerato poi la sapienza, la follia, la stoltezza. Che farà il successore del re? Ciò che è già stato fatto. Mi sono accorto che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è il vantaggio della luce sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in fronte e lo stolto cammina nel buio. Ma so che anche un'unica sorte è riservata a tutti e due. E allora ho pensato: anche a me toccherà la sorte dello stolto. Allora perché ho cercato di essere saggio? Dov'è il vantaggio? E ho con concluso: anche questo è vanità. Infatti, né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo nei giorni futuri, tutto sarà dimenticato. e Allo stesso modo muoiono il saggio e lo stolto, tutto è vano. Dici: Ma mamma mia, a ma che gli è preso questa? ha preso questo? Ha digerito male? Che è? La peperonata ha fatto il suo effetto? Che succede? Ecco, questa è una forma di re relazionarsi alla realtà molto seria e utile. Guardate bene con chi ce l'ha Coelet, se guardate bene con le opere umane. Lui eh, attacca tutto quello che l'uomo cerca di fare. Quanto è importante arrivare a un dato momento che scopri che tutti i medici che ti possono guarire non ti guariscono, come scopre l'Emorroissa prima di incontrare Gesù. Cioè, che tante soluzioni che, di cui ti innamori non ti servono a niente, che tante opere che si fanno, tanta vanità. Ecco. Ma se uno pensa che questo è un, un modo, diciamo così, negativo. Triste di pensare, allora prendiamo un pochino un santo allegro. Se un santo allegro c'è, si chiamava San Filippo Neri. Se c'era uno che sapeva gioire, ecco. Allora sentiamo un po' lui come compone il suo famoso inno per la visita delle sette chiese. Sentite un po' se non riquadra qualcosa, vanità di vanità, ogni cosa è vanità. Tutto il mondo è ciò che ha, ogni cosa è vanità. Se del mondo è fa verso e talzeranno fin dove vuoi, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. Se regnassi ben mille anni sano, lieto, senza affanni, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. Se tu avessi d'ogni intorno mille servi, notte e giorno, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. Se tu avessi più soldati che non ebbe serze e armati, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. Se tu avessi ogni linguaggio e tenuto fossi saggio, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. Se starai con tutti gli agi nelle ville e nei palazzi, alla morte che sarà ogni cosa è vanità. E se in feste, giochi e canti passi i giorni tutti quanti tanti ragazzi di oggi, no? Alla morte che sarà ogni cosa è vanità. Sazia pur tutte le tue voglie, sano, allegro senza doglie. Alla morte che sarà ogni cosa è vanità. Se godessi a tuo volere ogni brama, ogni piacere, alla morte che sarà ogni cosa è vanità. Se tu avessi ogni tesoro di ricchezze, argento e oro, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. Se vivessi in questo mondo sempre lieto, ogni orgio giocondo, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. Se lontan da pene e doglie sfogherai tutte le tue voglie, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. Se qua giù starà il tuo cuore giubilando a tutte le ore, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. Dunque frena le tue voglie, corri a Dio che ogni orto accoglie. Questo mai non mancherà, tutto il resto è vanità. Ecco, in questa vanità bisogna sapersi, con questa vanità bisogna sapersi misurare, altrimenti non si ascolta e non si arriva a una vera richiesta di salvezza. Quanto il dolore rende saggi le persone, rende saggi le persone questo è tanto importante, lo si sa dall'esperienza. La volta che sei malato scopri accanto a te chi ha sofferto e chi no. Chi non ha sofferto fa teorie, chi ha sofferto ti sa stare accanto. C'è una parola bella, importante che si chiama compassione. Chi sa compatire vuol dire che un giorno ha patito, se no non può compatire. Bene, allora buon ascolto stasera del passo ulteriore che faremo. Buonasera a tutti e grazie a Don Fabio perché adesso leggiamo quell'allegrone di Leopardi al confronto. No, lo ringrazio perché perché stasera in particolare è proprio di questo che si tratta. Ci siamo lasciati la volta scorsa, ricorderete, con una, come dire, una sottolineatura, non voglio dire positiva, ma con quell'augurio così speciale, così gradito, ben mille volte fortunato, colui che la caduca virtù del caro immaginar non perde per volger danni, come con la sottolineatura di una possibile positività del vivere. Ecco, stasera, se, se devo in qualche modo tracciare il grafico di queste nostre cinque serate, stasera scendiamo, sì, scendiamo nel mistero del venerdì santo, nel mistero della morte, nel mistero di quella vanità così radicale, così vera poi che ci ha ricordato adesso in questo modo meraviglioso Don Fabio. E lo faremo attraverso eh, tre letture, tre brani, due canti, il sabato del villaggio e a Silvia, e anche attraverso la lettura, sempre insieme all'amico Edoardo che mi aiuta, la lettura di un'operetta morale abbastanza sconosciuta anche questa, un po' come il canto della volta scorsa, non la troverete o difficilmente la troverete sui testi scolastici, è il dialogo tra la moda e la morte. Insomma, andiamo insieme fino in fondo a vedere in che senso, abbiamo detto la volta scorsa che Leopardi non è un pessimista ma è semplicemente un realista perché la morte c'è e la morte nell'esperienza dell'uomo è la grande contraddizione che sembra bloccare la speranza e nello stesso tempo è la grande contraddizione che esige una speranza. Nelle tre serate successive sarà interessante vedere come lo stesso Leopardi prendendo le mosse da questa ineludibile verità, tutto è vanità perché tutto muore, come, è come se in uno slancio coraggiosissimo e positivo rilanciasse proprio la speranza. Lo vedremo attraverso i suoi testi e le sue parole. Io ehm, prima di cominciare la lettura del primo canto, che è il sabato del villaggio, Vorrei di nuovo fare una precisazione che mi sembra importante, che mi pare di avere omesso la volta scorsa, e cioè che Leopardi stesso si è eh, come dire, inalberato, ha polemizzato con chi sosteneva che la sua poesia la malinconia, la tristezza, il dolore che trasuda dalle sue opere fosse eh, come dire, determinato in senso meccanico, in senso causa-effetto, dalle circostanze particolarmente faticose e certo particolarmente dolorose che ha vissuto. Nel senso che per Leopardi, come credo per tutti i grandi, come credo per ciascuno di noi, le circostanze non sono causa di quel che andiamo a fare, a scegliere e a dire. Un grande studioso di Leopardi da cui ho imparato molto, il professor Cristaldi, spiegava, spiega che è diverso parlare delle circostanze come causa e sarebbe un determinismo che schiaccia Leopardi nel suo pessimismo, e invece parlare delle circostanze come occasione. Leopardi, come ognuno di noi, ha avuto certo circostanze per certi versi sfavorevoli, ma sono state per lui l'occasione di una mossa assolutamente libera è andata a guardare il dramma dell'esistenza lui si sarebbe arrabbiato se gli avessimo attribuito certe affermazioni tipo quelle che abbiamo sentito prima tratte dal Coelet le avessimo attribuito alle triste poverino, certo che non poteva che parlare male della vita certo che doveva parlare della infelicità dell'uomo aveva la gobba, gli faceva male gli occhi non aveva la donna Così ragionano tante volte i lettori superficiali, indotti anche, e mi fermo, no, lui si sarebbe ribellato e avrebbe gridato, fatevi gli affari vostri, non permettetevi di stabilire della mia vita che cosa mi fa soffrire e cosa no. Quello... Invece, discutete e imparate dalle ragioni che porto, non chiudetemi dentro le circostanze faticose che ho vissuto. È un inno, il ragionamento di Leopardi è un inno alla libertà. Come avevamo meditato l'anno scorso con Manzoni, lo ricorderete, quando ha il coraggio di dire la monaca di Monza: sì può accampare una storia particolarmente dolorosa, difficile, e, eh, come dire, obbligata dai genitori a... ma la libertà l'ha avuta anche lei, poteva essere una suora santa, vi ricordate? Ecco, mh, ci tenevo a dirlo perché per non correre il rischio, neppure stasera, in cui cercheremo di vedere il grido così veramente doloroso, così terribile che vissù dalla poesia di Leopardi non dobbiamo correre il rischio di legarlo di inchiodarlo a circostanze che pure sappiamo essere state particolarmente difficili e faticose per dire per spiegare quanto siano state difficili e faticose le circostanze in cui ha vissuto Leopardi a volte leggevo in classe, ma lo faccio anche stasera volentieri, qualche brano di, un famoso, di una famosa pagina dello zibaldone Ritratto di una madre. Ritratto di una madre dove non è difficile vedere e immaginare il ritratto di sua madre. Perché dicevo, dicevo sempre ai ragazzi, lo recupereremo alla fine nel quinto incontro. Quanto deve essere stato difficile per Leopardi dar credito alla religione cristiana che aveva visto vivere così, da una madre così. Quanto la religione cristiana sia contraria alla natura, contraria alla natura si può vedere per questo esempio. Io ho conosciuto intimamente una madre di famiglia che non era appunto superstiziosa ma saldissima ed esattissima nella credenza cristiana e negli esercizi della religione. Questa non solamente non compiangeva quei genitori che perdevano i loro figli bambini, ma li invidiava intimamente e sinceramente, perché questi erano volati al Paradiso senza pericoli e aveva liberato i genitori dall'incomodo di mantenerli trovandosi più volte in pericolo di perdere i suoi figli nella stessa età non pregava dio che li facesse morire perché la religione non lo permette ma gioiva cordialmente e vedendo piangere o affliggersi il marito, si rannicchiava in se stessa e provava un vero e sensibile dispetto. Era esattissima negli uffizi che rendeva a quei poveri malati, ma nel fondo dell'anima desiderava che fossero inutili. E arrivò a confessare che il solo timore che provava nell'interrogare o consultare i medici. Era di sentirne opinioni o ragguagli di miglioramento. Se uno ha visto praticare la religione cristiana, le pratiche di pietà, la messa e i sacramenti così difficile che si innamori del cristianesimo, è per darvi idea di quanto le circostanze del nostro Leopardi siano state dure, difficili eppure attraversandole con una fedeltà, una fedeltà al proprio cuore, così come Dio lo fa in ciascun uomo, attraversando le circostanze ha elevato al cielo il grido che percorrerà percorre le nostre cinque serate. Ecco, non fate l'errore di ritenere che Leopardi abbia detto qualche ha detto perché... Ha avuto una madre così, certe condizioni, certe malattie. Sapeva bene distinguere tra circostanze faticose e la sua libertà, che aderiva o no al vero. Lo vediamo nel primo dei canti che vi volevo leggere, appunto, il sabato del villaggio, notissimo, notissima poesia, credo che la maggior parte di noi la ricordi a memoria. Per questo è difficile per me stasera, perché siete tutti preparati. La volta scorsa avevo preso in contropiede no? con una poesia non nota. Questa la conosciamo tutti, ce la godiamo, ce la gustiamo, faccio solo qualche osservazione veloce prima di sentirla recitata dal nostro Edoardo. È una poesia che nella prima stanza, nella prima parte è di una dolcezza, di una tenerezza, di una luminosità fa impressione addirittura ci sembra di sentire i rumori le, le campane, i, i rumori del villaggio verso sera, di sentirne di vederne la luce, di sentirne i profumi, una descrizione mirabile in queste prime due figure che sono l'inizio della vita e la fine della vita colte ugualmente in un momento di serenità, di pace. La donzelletta, quindi la, la ragazza, la bambina, la giovincella, la donzelletta che viene dalla campagna in sul calar del sole col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolino di rose e di viole onde siccome suole ornare ella si appresta di mani al dì di, di festa il petto e il crine. La figlia del contadino insomma che torna, con, con, è andata a fare l'erba per le bestie e ha raccolto essendo sabato eh, eh, mazzi di fiori coi quali intende ornare i capelli e i vestiti il giorno della festa, il giorno innanzi. Di mani al dì di, di festa. In questa prima parte della poesia troviamo tre volte la parola festa. E sono occorrenze in poesia mai casuali, mai. Siede, posta e nello stesso tempo compagna della donzelletta la vecchierella. Il fine vita. Siede con le vicine sulla scala a filare la vecchierella. Incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando ai dì della festa ella si ornava, ed ancor sana e snella solea danzare la sera. Intra di quei che be' compagni dell'età più bella. Due figure, l'inizio della vita, consapevole, insomma, il ragazzo, il giovane, e la vecchierella ugualmente partecipi di un clima di festa, di un'attesa di festa. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno e torna all'ombra giù dai colli e dai tetti al biancheggiar della recente luna. Ora la squilla dà segno della festa che viene la campana che suona l'angelus della sera, quindi liturgicamente il vespro, l'inizio della festa. Per la terza volta la parola festa che stavolta coinvolge tutto il villaggio, tutto, tutto il clima, tutto lo spettacolo che sta descrivendo. Da voce a quello spettacolo, una voce così chiara, così serena, che fa dire... <ride> Al pessimista Leopardi, sentitemi ogni tanto il martellare su quella maledetta definizione: urla, squilla, da segno della festa che viene, e da quel suon diresti che il cor si riconforta, il cuore trova coraggio, trova forza, trova luce. I fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore, e intanto. Riede, ritorna alla sua parca mensa fischiando il zappatore e seco pensa al dì del suo riposo. Io l'ho sentito il fischio degli artigiani e dei contadini al tramonto che tornano a casa. Eh? Dicevo sempre, raccontavo sempre che il mio povero papà, quando a tavola noi dieci figli avevamo il coraggio di lamentarci, ci diceva sempre basta, non voglio sentire lamenti. Ricordatevi che se stasera andassimo in piazza, ciascuno di noi con la sua croce sulle spalle e potessimo vedere la croce che porta ciascuno pubblicamente visibile, torneremmo a casa con la nostra croce sulle spalle, ma fischiando cioè contenti di quel che Dio ci dà da vivere, proprio quel che ha detto don Fabio prima, nel paragone con la sofferenza e la croce che tanti portano e concludeva non avete il diritto di lamentarvi. Poi quando intorno è spenta ogni altra faccia e tutto l'altro tace, Odi il martel picchiare, odi la sega del, del legnaiuol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra, anzi il chiarir dell'alba. Il falegname che ha un, un, un ordine da consegnare, un oggetto da finire e tira tardi. È buio, tutto tace, ma si sente ancora le ultime martellate, piallate, cartavetrate, non so, dell'artigiano a cui preme all'alba della festa poter consegnare il lavoro finito e festeggiare lui e festeggiare chi gliel'ha chiesto. Questo di sette è il più gradito giorno, pieno di speme e di gioia. Pieni di speme e di gioia speme, speranza e gioia una attesa la donzelletta che pensa il giorno dopo e, e da come vestirsi la, la vecchia che con le amiche la conta su e racconta di quando era e l'artigiano e i bambini che giocano in piazza facendo un lieto rumore tutto attende è un'attesa certa e serena di un bene che deve venire. Questa è la vita. È la vita almeno per come si presenta nella sua fase iniziale, nella giovinezza, nell'infanzia e nella giovinezza. Una grande attesa di bene, ma non un'attesa di bene, come dire, speriamo che venga il bene presentita in quel che già c'è, in quel che già c'è. Un presentimento, disse una volta Don Giussani, una, una definizione della fede che mi si è attaccata addosso, non mi ha più abbandonato, la più bella che io conosca. La fede è un presentimento, è una curiosità desiderosa, destata. Dal presentimento del vero. È una roba incredibile che si attaglia tra l'altro perfettamente a leopardi. Facciamo tutti l'esperienza di un presentimento del vero: c'è tanta bellezza che ci chiama, che ci muove, che ci trascina, che ci attrae. C'è tanta verità, c'è tanto bene. E uno lo sente, questo presentimento del vero. E allora si muove curioso di conoscere, di sapere, di vedere una curiosità desiderosa destata dal presentimento del vero. Ecco, il sabato, in una parabola che stabilisce un parallelo tra la settimana e la vita dell'uomo, il sabato... È il giorno della settimana che corrisponde alla giovinezza, la stagione della grande attesa, del grande presentimento di un bene, del grande, direbbe il nostro Dante, desiderio, desiderio dell'infinito. Questo di sette è il più gradito giorno, pieno di speme e di gioia, di man, tristezza e noia recheranno lore. E dal travaglio usato ciascuno in suo pensiero farà ritorno. Garzoncello scherzoso, giovane ragazzo, diciottenne, ventenne, ma anche sessantenne, lei stessa, perché da questo punto di vista, come disse, come disse. Nella sua visita a Bergamo Giovanni Paolo II ricordando, citando una frase di Giovanni XXIII, il nostro Papa Bergamasco, la vita è il compimento di un sogno di giovinezza. La vita è il compimento di un sogno di giovinezza. Questo sogno, vi ricordate ben mille volte fortunato colui che la virtù del caro immaginare non perde per volger danni a cui serbare eterna la gioventù del cor diedero i fatti garzoncello scherzoso cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno giorno chiaro sereno che precorre alla festa di tua vita godi fanciullo mio stato soave stagion lieta e codesta altro dirti non vuoi, ma la tua festa, tanto tardi a venire, non ti sia grave. La, la festa della vita, la maturità della vita, per Leopardi, non conosce il compimento di questa attesa, ma questa attesa, che coincide, per le ragioni che abbiamo detto la volta scorsa, con l'esperienza della noia, si documenta nel quotidiano come noia, come distanza tra l'ampiezza del desiderio e l'oggetto che lo suscita. Non conosce questa attesa, questo desiderio, alcuna possibilità di compimento. Perché? Perché c'è la morte a contraddire, a fermare, a, come proprio a stoppare, a mettere uno stop al desiderio. C'è la grande contraddizione, tutto muore, come abbiamo sentito, tutto è vanità. Chiederei a Edoardo allora di leggersi questa poesia e poi, gliel'ho detto solo cinque minuti fa, se un po' emozionato, ma gli passa, eh, e poi mi aiuta a leggere il dialogo che vi ho detto, il dialogo tra la moda e la morte. Ma prima. Sentiamo letto da lui questo meraviglioso sabato del villaggio. La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta di mani al dì di festa il petto e il crine siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella incontro là dove si perde il giorno e novellando vien del suo buon tempo quando ai dì della festa ella si ornava ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella già tutta l'aria imbruna Torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre giù da colli e da tetti, al biancheggiar della recente luna. Or la squilla da segno della festa che viene, ed a quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore, e intanto riede alla sua parcamenza fischiando il zappatore. E seco pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiuol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba. Questo, di sette. È il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Di man tristezza e noia recheranno lore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensiero farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita, è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta, ecco testa. Altro dirti non vo', ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave. Che cosa rovinerà la festa? che cosa impedisse alla vita di diventare il compimento di quella festa attesa e desiderata. Proprio il fenomeno fisico, il fenomeno della morte, che nel dialogo che adesso leggiamo, meraviglioso secondo me, Leopardi denuncia non solo, badate bene, come... Eh, come dire, come esperienza ordinaria della vita dell'uomo ovviamente e quindi come presa d'atto vuoi sentimentale vuoi intellettuale del fenomeno per cui tutto muore in questo dialogo Leopardi denuncia la cultura del suo tempo denuncia un modo di pensare davanti alla vita e alla morte, davanti ai sogni di giovinezza, davanti al presentimento del vero e al suo apparente tradimento nel fenomeno appunto della corruzione e della morte. Ma è impressionante perché dice in questo dialogo tra la moda e la morte, la moda non è solo la moda dei vestiti, del modo di fare, di... è la moda nel senso di moda culturale, pensiero diffuso, mentalità dominante e dice anche in questo senso una verità scomoda ma che dobbiamo considerare, che ci invita a considerare e a guardare. Sei pronto? non lo leggiamo tutto evidentemente non ci sarebbe tempo ma qu quasi du due terzi è breve è eh, molto breve I sì cerchiamo di seguirlo perché è meraviglioso io faccio la moda lui fa la morte è così vero <ride> Madame Morte Madame Morte aspetta che sia l'ora e verrò senza che tu mi chiami Madame Morte vattene col diavolo Verrò quando tu non vorrai. Come se io non fossi immortale. Immortale? Passato è già più che il millesimo anno che sono finiti i tempi degli immortali. Oh, anche madama Petrarcheggia come fosse un lirico italiano del cinque o dell'Ottocento. Oh, Ho care le rime del Petrarca, perché vi trovo il mio trionfo e perché parlano di me quasi dappertutto. Ma insomma, levamiti da O care le rime del Petrarca, dice la morte, perché parlano di me dappertutto. Ci vedo il mio trionfo. Eran passati pochi anni da che Dante aveva scritto Inferno, Purgatorio e Paradiso. Via per l'amore che tu porti ai sette vizi capitali, fermati, tanto o quanto, e guardami. Ti guardo. E non mi conosci? Dovresti sapere che ho mala vista e che non posso usare occhiali perché gli inglesi non ne fanno che mi valgano e quando ne facessero, io non avrei dove me gli incavalcassi. Mala vista perché il teschio non ha occhi, ha due orbite vuote. La caratteristica della morte che non può vedere è la cecità. Quando ci penso e mi, e mi ricordo che la parola più ricorrente della Divina Commedia, quella proprio mettendo l'opera nel computer e chiedendo al computer qual è la parola più frequente nel testo, è la parola occhi. 218 volte mi sembra, la parola occhi. La morte non ha occhi, la morte non vede, o malavista. Io sono, allora la moda si presenta, io sono la moda, tua sorella. Mia sorella? Sì, non ti ricordi che siamo nate ambedue dalla caducità? Che mo' a ricordare io che sono nemica capitale della memoria. Pensate, le tre caratteristiche della morte, cioè della non vita, del male, della negazione dell'essere, l'amore ai sette vizi capitali, la cecità e l'essere nemica della memoria, tre definizioni del male, una più decisiva dell'altra, perché la memoria è la salvezza. E i miei figli rideranno quando sentiranno, se lo sentiranno, rideranno perché hanno passato la vita a sentirmi dire a tavola, ricordatevi quel che dice Mago Merlino nel film Excalibur, la spada nella roccia. La maledizione degli uomini è che essi dimenticano. Quante volte gliel'ho ripetuto a loro e ai miei alunni? La maledizione degli uomini è che essi dimenticano. In quel film, quando Re Artù e i suoi riescono a cacciare i sassoni, hanno liberato la loro terra. In riva al mare, stanno festeggiando. Irrompe Merlino che urla: Mettetevi qui, mettetevi qui attorno e facciamo memoria. Ricordatevi di questa sera. E Re lo prende sul serio e dice "Hai ragione. Hai ragione. Farò qui una tavola rotonda dove ci troveremo ogni anno a far memoria delle grandi gesta e sopra la tavola costruirò una volta, sopra la volta un castello, e nasce il castello di di come si chiamava Camelot, il luogo della memoria, perché la maledizione degli uomini è che essi dimenticano e la morte qui dice di se stessa che ho a ricordare io, che sono nemica mortale della memoria. Ma io me ne ricordo bene, dice la moda, e so che l'una e l'altra tiriamo parimenti a disfare e a rimutare di continuo le cose di quaggiù, benché tu vadi a questo effetto per una strada e io per un'altra. Dico che le nostra, la nostra natura e usanza comune è di cambiare continuamente il mondo ma tu fino da principio ti gittasti alle persone al sangue io mi contento per lo più delle barbe, dei capelli qui non vi dico in classe com'è facile ironizzare che bello io mi contento per lo più delle barbe, dei capelli, degli abiti, delle masserizie, dei palazzi e di cose tali bene è vero che io non sono però mancata e non manco di fare parecchi giochi da paragonare ai tuoi come verbigrazia, sforacchiare quando orecchi, quando labbra e nasi, la mania dei piercing, e stracciarli con le bazzecole che io va picco per lì fuori, e abbruciacchiare le carni degli uomini con i stampe roventi che io fo che essi vi improntino per bellezza, e storpiare la gente con le calzature snelle, chiuderle il fiato, e fare che gli occhi le scoppino dalla strettura dei bustini, e cento altre cose di questo andare. Anzi, generalmente parlando, io persuado e costringo tutti gli uomini gentili a sopportare ogni giorno mille fatiche e mille disagi, e spesso dolori e strazi, e qualcuno a morire gloriosamente per l'amore che mi portano. Io non vuol dire nulla dei mali di capo, le infreddature, le flessioni, insomma tutte le malattie che gli uomini subiscono per ubbidirmi, consentendo di tremare dal freddo o affogare dal caldo a seconda che io voglio. Dunque, saria conveniente che tu mi giovassi in qualche modo a fare le mie faccende. Ma io l'ho fatto già, per là dietro, più che non pensi. Allora... Prima di tutto io che annullo o stravolgo di continuo tutte le usanze perché la moda cambia continuamente non ho mai lasciato smettere in nessun luogo la pratica di morire e per questo vedi bene che è la dura universalmente insino a oggi dal principio del mondo. Gran miracolo che tu non abbia fatto quel che non hai potuto. Come non ho potuto? Tu mostri di non conoscere la potenza della moda e qui è l'aspetto terribile di denuncia cui accennavo prima. Perché oltre a tutte queste cose, quindi la moda in senso stretto, l'ho letta solo perché vi divertiste un po' sulla modernità di Leopardi, la moda dice oltre a tutte queste cose che ho sempre fatto, insomma, ho messo nel mondo tali ordini e tali costumi che la vita stessa, Così, per rispetto del corpo, come dell'anima, è più morta che viva. La vita stessa è più morta che viva. Tanto che questo secolo si può dire con verità che sia proprio il secolo della morte. Non so cosa avrebbe potuto dire del secolo successivo: bombe atomiche, guerre mondiali, gula, Auschwitz. Immaginate cosa avrebbe patito un uomo che viveva con questa sensibilità. È proprio il secolo della morte. E quando, quando che anticamente tu non avevi altri poderi che fosse caverne, dove seminavi ossami e polverumi al buio, che sono semenza che non fruttano, adesso hai terreni al sole e genti che si muovono. E che vanno attorno con i loro piedi ma sono roba si può dire di tua ragione libera ancorché tu non le abbia mietute ancora anzi subito che le nascono io ho introdotto usi tali e un disprezzo tale della vita che la gente sì, va in giro sembra andare in giro viva ma sono già morte è già roba tua io moda ti consegno, perché tu li mieta fisicamente, uomini e donne già morti. Anzi, non sono mai nati quegli sciaurati che giammai non fur vivi, dice Dante. Di più, dove per là dietro solevi essere odiata e vituperata, oggi... Però per opera mia le cose sono ridotte in termine che chiunque abbia intelletto ti pregia e ti loda, anteponendoti alla vita, e ti vuol tanto bene che sempre ti chiama e ti volge gli occhi come alla sua maggiore speranza. E finalmente, ragazzi, scusate, vi ricordate la lettera del diciottenne della volta scorsa? Eh? Non stiamo scherzando, stiamo parlando di una generazione che fa fatica a vedere positiva la vita. È proprio così. Finalmente, poiché io vedevo che molti si erano vantati di volersi fare immortali, cioè di non morire interi, perché una buona parte di loro non ti sarebbe capitata sotto le mani, Insomma, quando ho visto che tanti però continuavano a credere all'eternità, all'immortalità, illudendosi di non morire del tutto, muore il corpo ma l'anima resta, cosa ho fatto io? Moda. Io, quantunque sapessi che queste erano ciance e che quando costoro o altri vivessero nella memoria degli uomini, credo che se la prenda con i sepolcri di Foscolo. Che, per cui vivremmo, se va bene, diventeremo eterni perché gli altri ci ricordano e a ciò servono le tombe. Se anche vivessero nella memoria degli uomini vivono come dire da burla, cioè benché sapessi che sono tutte frottole, però mi spiaceva che gli uomini credessero all'immortalità. Intendendo che questo negozio degli immortali ti scottava perché pareva che ti scemasse l'onore e la reputazione, io ho levata via questa usanza di cercare l'immortalità. Questa è la denuncia culturale di Leopardi, denuncia sofferta sulla propria pelle. Ho levata via l'usanza di cercare l'immortalità. Cioè ho ucciso la speranza e perciò ti consegno generazioni di uomini che sembrano vivi ma sono già morti. E anche di concederla in caso che pure qualcuno la meritasse, di modo che al presente, cioè oggi, chiunque si muoia sta sicura che non ne resta un briciolo che non sia morto. E che gli conviene andare subito sottoterra tutto quanto, come un pesciolino che sia trangugiato in un boccone con la testa e le lische. Queste cose, che non sono né poche né piccole, io mi trovo aver fatto finora per amor tuo, volendo accrescere il tuo stato nella terra, come è seguito. E per questo effetto sono disposta a fare ogni giorno altrettanto e di più. Con questa intenzione ti sono andata cercando. E mi pare a proposito che noi per l'avanti non ci partiamo dal fianco l'una dell'altra, perché stando sempre in compagnia potremo consultare insieme secondo i casi e prendere migliori partiti che altrimenti, come anche mandarli meglio ad esecuzione. Tu dici il vero e così voglio che facciamo. Tu dici il vero, risponde la morte alla moda e così voglio che facciamo. Andranno insieme nell'epoca moderna a smentire, a cercare di smentire il desiderio di eternità, rendendo più facile alla morte il suo lavoro, quello di mietere vittime, sangue proprio, raccogliere sangue, cioè la guerra, la violenza, la menzogna rese più facili dall'uccisione della speranza, dall'uccisione dell'abitudine dell a chiedere, a cercare, a sperare l'immortalità, cioè l'eternità. Questo è come dire, il, il fondo della considerazione che Lopardi fa. A me colpisce tanto perché... C'è una considerazione, non so se fare per il tempo, eh? ma la faccio. La, Silvia la, la guardiamo lo stesso. Una considerazione semplice: mi, torna, mi è tornata in mente tanto in questi giorni, leggendo questo dialogo, sull'uccisione della speranza. La moda, la moda intesa come eh, mentalità di questo mondo, come potere dominante, come ideologia dominante. La moda a dire che tanto è tutto uguale. L'uccisione della speranza mi fa continuamente tornare in mente, forse una riflessione un po' a capocchia, ma insomma eh, la faccio lo stesso, mi fa venire in mente tante discussioni anche su, sul recente passato della Chiesa. E questo Papa, il Papa di prima, il Papa di prima, qual è meglio? Se i giornali come fanno, si divertono, non si sa il perché, a opporre l'uno all'altro e a opporre... Dell'uno le caratteristiche contro le caratteristiche dell'altro. Quando invece a me è sempre parso semplice la cosa, e cioè che eh, quando, quando ho imparato che la Chiesa è una, probabil, non probabilmente, è una nello spazio, una, ma anche nel tempo. Si capisce il pontificato. Il ruolo dei papi nella storia della Chiesa, se la si guarda tutta insieme, se per esempio si guardano gli ultimi tre papi, come io ho imparato dai miei maestri a guardarli, prima il Papa della Speranza, aprite le porte a Cristo, non abbiate paura, il grande annuncio di Giovanni Paolo II, e poi il Papa della Fede con quella sua... Con la incredibile sistemazione anche teorica, teologica, teologica, filosofica di Papa Ratzinger e poi il Papa della carità, Papa Francesco, a me sembra una cosa meravigliosa: fede, speranza e carità. E poi quando ho letto, ho riletto queste pagine dei Leopardi sulla fine della speranza, sull'uccisione della speranza, mi veniva in mente, però hanno sparato al Papa della speranza, non a quegli altri due, perché se si uccide la speranza. Non c'è più né fede né carità, come dicevano i poeti, hanno sparato al Papa della speranza. Ed è quel che mi sembra avvenire così frequentemente, nella tranquilla e beata e beota superficialità di un mondo di adulti che dovrebbe reagire, si sta uccidendo la speranza dei nostri ragazzi e dei nostri figli, l'asticella si abbassa sempre più. Se osano sperare, siamo noi che gli diciamo, ma no, accontentati, adesso pensa a studiare, pensa al tuo futuro, pensa alle cose che... Con... È un'assenza di speranza, ho delle lettere, ve le leggerò nel corso, è l'assenza di speranza, la tragedia che si sta consumando, per questo ho voluto arrivare fin qui anche nel leggere Leopardi e nel sentirlo così moderno, così radicale. Nel gridare la necessità che si torni a sperare, si torni a respirare nella vita, con quel grido indimenticabile che è il grido di A Silvia. Io credo che in questa poesia abbia toccato, ci accompagna veramente. Mi viene da dire: ci accompagna nel venerdì santo, nella croce, nella morte, nel dolore, in tutta la terribilità. Di questa ferita, di questa contraddizione che è la morte, che sembra, sembra, sì, sembra, sembra distruggere alla radice ogni speranza di bene, ogni desiderio di infinito e di eterno. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi. Descrizione che sembra fare il paio con quella della donzelletta del tramonto di prima, il ricordo di una dolcezza, di una nostalgia, di un presentimento di bene invincibile. Vissuto a quell'epoca con chiarezza, con serenità, con pace, con sentimenti di una profondità e di una, sì, di, di una pace indicibile che non trova nemmeno parole. Mi ha sempre colpito un'annotazione che fece una volta un collega un insegnante sul fatto che Silvia, questa prima strofa che fotografa fa la fotografia di Silvia, giovane, leggiadra, bella, tutta protesa verso l'infinito, verso l'alto, verso l'alto, tesa a grandi cose. L'anagramma dell'ultima parola, Salivi, Silvia e Salivi sono lo stesso nome. Nel nome Silvia c'è dentro tutta la tensione verso l'alto. Quella tensione che vedrà il nostro Dante insieme a Beatrice partire come un razzo verso Dio appena ha sciolto il problema lì del purgatorio. Verso l'alto. Silvia, salivi. È nella natura dell'uomo, insomma, avere questa tensione dentro. Sonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto. Allora che all'opere femminile intenta sedevi Assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi, presentimento del vero. Era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno. Io, gli studi leggiadri talor lasciando e le sudate carte, ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte, dinsui sui veroni del paterno ostello porgea gli orecchi al suon della tua voce e dalla man veloce che percorrea la faticosa tela mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti e quinci il mar da lungi e quindi il monte lingua mortal non dice quel che io sentiva in seno Non, non trovo le parole per dire l'infinita dolcezza di quei giorni, di quei momenti, di quella musica, di quel canto, di quell'oro, le vie dorate. Che pensieri soavi, che speranze, che cori, o oh Silvia mia, quale allor ci apparì la vita umana e il fato come sentivamo positiva la vita e l'attesa che è dentro la vita, come sentivamo forte quel presentimento del bene. E invece, quando sovviemmi dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato e tornami a doler di mia sventura. E invece, Proprio il ricordo del bene che fu, gli mette davanti la morte di lei. E allora viene su quel grido, quel grido che è il grido che è la ferita di Cristo in croce, è la ferita della vita di ogni uomo che sia un po' leale con se stesso, la ferita che sempre la, la vita fa vivere quella discrepanza, quella contraddizione per cui sentiamo la vita tesa al bene, all'eterno e all'infinito e invece si muore, tutto è vanità. E allora gli viene sul grido, ma perché? Ma può la vita essere questa immensa fregatura che da giovane, da bambino, da fanciullo, Presento un bene che sembra tra l'altro a un certo punto lì, a portata di mano, nel rapporto con lei, con lei, viva e presente, invece no, è un inganno, è un inganno, vince la morte. O natura, o natura, che quindi è un grido a Dio, perché... Non rendi poi quel che prometti a loro. Perché di tanto inganni i figli tuoi? Perché la vita deve essere questa menzogna, questa speranza tradita, tradita nel passaggio dalla giovinezza all'età adulta, ma tradita in fondo ogni giorno, tradita ogni settimana quando già da giovani si spera nella domenica, nella festa, nella sera in discoteca. Una felicità che non arriverà, quando di ogni cosa possiamo dire di averla investita di un desiderio di felicità mai veramente mantenuto, perché la vita deve essere questa menzogna? O natura, o natura, perché non rendi poi quel che prometti a loro? Tu, rivolto a Silvia, pria che l'erbe inaridisse il verno da chiuso morbo combattuta e vinta per ivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi, un seme che non arriva a dar frutto, anzi non arriva nemmeno a fiorire, non solo non dà frutto ma non fiorisce nemmeno, stroncato prima, un seme è una promessa di fiori e di frutti, no, no, Viene la morte a, a, a interrompere questo sviluppo che sarebbe così naturale in ogni seme, in ogni vita. E non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti molceva il cuore, la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi. Non hai vissuto niente di quel che rende bella la giovinezza di quel che rende poi grande la vita, di quel che tutti ci aspetteremmo, né te con le compagne e i di difestivi ragionavano d'amore. Anche peria tra poco la speranza mia dolce. Agli anni miei anche negaro i fati la giovanezza, anche la mia speranza ha fatto la stessa fine. Hanno ucciso la speranza, mi è morta la speranza dentro. Come, come passata sei, cara compagna dell'età mia nuova, mia lacrimata speme, come è stato possibile perdere la speranza, come è stato possibile non sentire più o, o credere di non sentire più quel grido di infinito e di eterno. Sarebbe questa la vita, sarebbe questa la promessa. Sarebbe questo quel per cui siamo venuti al mondo, questo è quel mondo, questi i diletti, l'amor, l'opera gli eventi onde cotanto ragionammo insieme, tutta l'opera dell'uomo di cui parla il Coelet, questa la sorte dell'umane gente, all'apparir del vero tu, misera, cadesti. All'apparire della verità, la tristezza della verità, cioè della morte, la speranza è morta, è caduta. Tu, misera, cadesti e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano. Voglio chiudere, prima di ascoltare da Edoardo la recita di Asilvia, voglio chiudere anticipando in qualche modo... La prossima volta, le prossime tre volte perché siamo consapevoli di questo percorso se stasera in qualche modo abbiamo toccato il fondo il fondo anche di un giudizio sulla nostra civiltà sulla nostra cultura sulla cultura del mondo moderno la prossima sera sarà uno scatto un colpo d'ala un colpo di, di, di nervi che farà reagire Leopardi Armato solo del proprio cuore, del proprio cuore, cioè del, della propria natura di essere destinato all'infinito e all'eterno. Leggeremo appunto l'infinito è un'altra cosa. Leopardi che a questa considerazione del male e della morte oppone un colpo d'Ala, il riconoscimento che resta vero il desiderio e da qui. Quarta sera, quinta sera vedremo cosa ne viene fuori. Edoardo. Silvia. Rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Suonavan le quiete stanze e le vie dintorno al tuo perpetuo canto, allorché all'opre femminili intenta sedevi, assai contenta, di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso, e tu solevi così menare il giorno io gli studi le giadri talor lasciando e le sudate carte, ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte, d'in sui veroni del paterno ostello, porgea gli orecchi al suon della tua voce e dalla man veloce che percorrea la faticosa tela. Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi, e quindi il monte. Lingua mortal non dice quel ch'io sentiva in seno. Che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia, quale allor ci apparia la vita umana e il fato. Quando sovviem mi dico tanta speme. Un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. O oh Natura! O oh Natura, perché non rendi poi quel che prometti all'or? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Tu, pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il core la dolce lode or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne ai dì festivi ragionavan d'amore. Anche peria fra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche negaro i fati, la giovanezza. Ai, come, come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, mia lacrimata speme. Questo è quel mondo, questi i diletti, l'amor, l'opera gli eventi onde cotanto ragionammo insieme, questa la sorte dell'umane genti, All'apparire del vero tu, misera, cadesti, e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano. Don Fabio. Grazie, grazie Edoardo, grazie davvero. Ecco, vi devo deludere perché la volta scorsa alla fine mi si è avvicinato il Cardinale e mi ha detto, ecco, la prossima volta io non ci sarò. E siccome appunto lui ha scelto questa bella uh, attività di sottolineare questi incontri meditando un salmo, mi ha assegnato il salmo da spiegare stasera al suo posto. Logicamente è grande la delusione perché lo spessore, la profondità, la spiritualità del Cardinale io non la posso neanche scimmiottare vagamente, vada se e il salmo che mi ha dato da commentare è uno dei più difficili da commentare come al solito ecco, si chiama Scarica Barile Va bene. allora che cosa voglio dire per questo salmo doloroso è quel salmo eh, imbarazzante che chi prega con il breviario il venerdì sera deve recitare nella compieta la sera, il giorno in cui si ricorda la crocefissione di Cristo ci misuriamo con il dolore con questo salmo doloroso, ecco, ma perché? Ecco alcune cose mi preme di dire prima di leggere questo salmo e consegnarvelo per la meditazione in questa settimana. Al confine con la disperazione, cioè quando entri nelle cose che dovrebbero disperarti, però a quel confine c'è la verità. E, e Dio gradisce quel grido che qui si esprime e che è il grido di Giobbe, che è il grido di Cristo nel Gezzemani il grido di Cristo sulla croce ed è un grido che Dio aspetta da Meddate ed è interessante, ho mille volte ho spiegato anche recentemente negli incontri dei Dieci Comandamenti ai ragazzi ma perché il popolo stette 400 anni in schiavitù prima di essere liberato ma non si poteva muovere prima Dio perché solo dopo 400 anni gridò prima si adattava perché guardate Qui c'è un uomo che espone la sua tragedia, senza, senza trattative, secca, cruda, netta, eh, lancinante. E il punto è questo, che la salvezza dal male della moda, cioè la salvezza dal male di questa epoca che è la superficialità, permettete che lo dica, il male di questa nostra epoca è la superficialità. Cosa ci salverà dalla superficialità? Il dolore. Il dolore ci salverà da risposte da quattro soldi, da intontimenti uno dopo l'altro, da vivere con la testa da un'altra parte, dalla distrazione, opera fondamentale della tentazione, l'oblio, la ameleia, dicono i greci, cioè la mancanza di cura, la trasandatezza, la superficialità, in una parola. L'essere padri e non curarsi dei propri figli, l'essere giovani e scialacquare la propria vita in maniera stupida, l'assolutizzare le proprie tensioni, il vivere di rabbie assolutizzate, esagerate, il vivere prendendo decisioni quando non è tempo di prendere decisioni, cioè, bisogna dare tempo alla vita perché ti parli ancora, perché ti faccia crescere ancora, la fiducia che abbiamo perso gli uni verso gli altri. E la solitudine in cui ci ha chiuso anche tutto questo tempo di pandemia, chiudendo in disperazione e in sfiducia tanti ragazzi che pensano un mondo sporco e invivibile e non vogliono più uscire di casa. Ecco, cosa ci potrà salvare? L'uscire dalla superficialità e molto spesso prendere in mano seriamente il dolore sordo che abbiamo nel cuore. Questo ci serve, questo ci è utile. Per questo leggiamo questo salmo terribile, che io mi sono segnato tante cose ma non c'è il tempo di dirle, non è il caso, fammi guardare l'orologio perché siamo fuori con gli orari, mi sa che siamo già fuori dalla da trasmissione. E questo è il contrario di una grossolanità religiosa che non, non può assolutamente aiutarci, di un uh, ritualismo che non è... Leggo il salmo e ve lo offro, non avendo la bravura di Edoardo, ma così. Avendolo pregato tante volte, forse in forza di quello, canto, salmo dei figli di core al maestro del coro su Makalat per canto maschil di Eman l'Ezraita, è il nome di uno straniero, il nome di un cananeo, qualcuno che è un pagano, qualcuno che forse eh, viene da lontano. Non conosce il Dio della speranza, infatti c'è invece tanta ricerca di speranza in questo salmo, Signore. Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba, sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa, sono come un morto ormai privo di forza, è tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni e mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani, compi forse i prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio. Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato, mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre. E così finisce con la parola tenebre. Perché bisogna misurarsi con le tenebre? Questo eh, che cos'è il dolore appunto di qualcuno che però non smette di gridare come Giobbe che soffre e non smette di gridare Dio loderà l'atteggiamento di Giobbe da dove si prende la forza per pregare dalla propria angoscia l'angoscia è un dono di Dio per la preghiera noi quando preghiamo cominciamo dicendo o Dio vieni a salvarmi Signore vieni presto e mi aiuto dove si colloca questo grido su un sofà Comodamente davanti a una serie televisiva o mentre stai affogando, dal fondo della tua angoscia prendi la forza di pregare. Ecco, misuriamoci con questa amarezza: è l'amarezza di, di un terremotato in Turchia. Questa, questa è l'amarezza di, di una persona che stanotte dormirà al freddo. Questa è l'amarezza di me e di te quando ci siamo trovati nel nulla e quel nulla pure ci ha resi veri e quel nulla pure ci ha tolto tante maschere e ci ha liberati dalle mode e ci ha liberati dagli inganni. Ecco, vi invito, secondo appunto, l'invito stesso del cardinale Vicario a misurarvi con questo salmo, scomodo e mh, antipatico quanto è, perché la vita ha questi enigmi e con questi enigmi bisogna sapersi misurare per non essere inconsistenti. Vapore, roba che non vale niente. Bene. Il numero è il numero 88, è facile da ricordare, 88. Mm? No scusa, ah sì, è nella numerazione l'86 dell qui della Bibbia di Gerusalemme. 86, 86, perché 88, 87, 88 nel, nel breviario qui c'è confusione. 86 lo trovate nella Bibbia. Comunque lo trovate il venerdì sera nella compieta, così vi tornerà più simpatica quella compieta che si prega malvolentieri tante volte quella compieta del venerdì, visto che non c'è un salmo un po' dolce che ti accompagna al sonno, no? che ti prepara non dici mamma mia resti così con sto cazzotto ecco è così è la vita perché così è la vita gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna Amen. buona serata, ci vediamo mercoledì prossimo Grazie a tutti.